Sembri felice. Ho lasciato il lavoro oggi. Definitivamente. Beh, sì, forse sarebbe più corretto dire che mi hanno licenziato. Ma la verità è che ho fatto di tutto per arrivare a questo. E quindi si può dire che l'ho lasciato vivo. Cosa? Ma perché? Hai visto quel barbone qua fuori? C'è un barbone che ogni tanto entra nel condominio e si siede qua fuori, davanti alla porta dell'appartamento. Non ti sopporto quando cambi discorso così. Oddio Cristo, che cosa vuoi che ti dica? Avevi una posizione sicura in quell'azienda, una carriera avviata. Lo odio quel lavoro, lo odio, ok? Continue pressioni, continue responsabilità. E per che cosa poi? Per vederne accumulate altre, e poi altre, e altre! Diavolo. Iniziavo a sentirmi, non so, in gabbia, come un automa senza anima. E che cosa ti metterai a fare ora? Ma non lo so. Guardo tutte quelle cose che ho sempre desiderato fare, ma non ho mai avuto il tempo di fare. Mi dedicherò a tutte quelle passioni che avrei sempre... Oh, Nicholas. Beh, che c'è? Io proprio non riesco a capirti. Ma perché vuoi mandare tutto all'aria? Adesso poi? Non voglio dare niente. Ah sì, invece. E poi mi sembra un po' tardi per mettersi a fare i sognatori hippie. Non ti pare? No, non mi pare. Anzi, sono stufo di alzarmi la mattina e di sentirmi uno zombie e di andare a dormire e sentirmi nuovamente uno zombie. Voglio fare quello che mi sento di fare. Perché allora non me ne hai mai parlato di questo? Parliamo pochissimo ultimamente. Non facciamo altro che mangiare e guardare la televisione. Solo questo facciamo. Già! E tutto questo per colpa di quel lavoro di merda che tu mi rinfacci di aver lasciato! Quando ci siamo conosciuti un anno fa, non era così. Tu non eri così. Era tutto così bello. Uscivamo con gli amici, visitavamo posti. Tu eri così ambizioso, brillante e sicuro di quello che volevi fare. Che cosa è successo tra noi? Forse almeno uno di noi si è deciso ad usare il cervello e scoprire che cosa è successo tra di noi. Sì, ma non è questo il modo. E poi tutti i piani che avevamo fatto. Come facciamo senza i soldi? Dovevamo sposarci tra un paio di mesi. Dovevamo? Che cosa significa dovevamo? Ho chiesto a mio padre di sospendere tutto, fino a che non saremmo riusciti a risolvere i nostri problemi. Sospendere? Tanto in questo. Tu stai vedendo un altro, vero? Tu vedi un altro. Il figlio prodigo ritorna a casa con le sue borse piene di insuccessi. Con quei vestiti addosso
potresti quasi sembrare una persona rispettabile. Ma tu ed io sappiamo che non è così. Non è vero, Nicholas? Tanta fortuna, figliola. Che Dio ti benedica. E non fare quella faccia piena di disprezzo. Nicholas. Su, dagli una monetina. Il fallito! Lo schifoso vigliacco! O non me lo dici dove cazzo sei stata fino a quest'ora qua, eh? Era il basta. Non so, cioè, ieri sera invece era la mamma, l'altro ieri la nonna, ieri l'altro ancora lo stronzo qua a casa. Mi ma la voglia entrare, svegli il bambino che dite così. Guarda, non so cosa dire, solo che mi vergogno di avere per moglie una puttana così. Che cos'è che hai detto? Sì, puttana, va bene, puttana, sei una puttana. Vaffanculo, stronzo, fuori di qui, esci. Sei tu che devi andartene fuori, puttana. Vattene via! Ti ho detto vattene via! Ho sentito dire che un tizio che assomigliava all'incredibile Hulk ti ha umiliato, ti ha portato via la ragazza e adesso se la sta probabilmente scopando. E tu non hai fatto nulla. Che grande eroe che sei. Durante il giorno non fai che rimediare sconfitte. E quando torni a casa sfoghi la tua rabbia contro i pezzenti come quello, che non sono nemmeno capaci di difendersi. Bravo. Che coraggioso che sei, Nicholas. Sì, sì, coraggio. Picchia il bastardo, picchialo. Tanto la tua ragazza ti ha già mollato. Quindi questo è il solo modo che hai per sentirti ancora un uomo. Va bene. Così oltre che un fallito, sei anche una femminuccia. E va bene. D'accordo, Nicholas. Mi hai scoperto. Lo ammetto. Caso a me. Piuttosto, continua a picchiare. Dai, è una preda facile. Finiscilo, prima che il tuo cervello si renda conto che tu e quel pezzente siete esattamente uguali. Uccidi il bastardo. Continua a picchiare quel verme schifoso. Immagina che sia lui quello che ti ha rubato la ragazza. Fai finta che sia lui quello che adesso si sta scopando la tua ragazza. Dimostra che vale più di lui. Dimostra che non sei uguale a lui. Are you so fit?
Oppure potresti abbandonare la vita da miserabile che conduci ora, Nicholas. Potresti attraversare questa porta ed unirti a noi. Un'oasi di piacere sarà qui ad attenderti se varcherai questa porta, Nicholas. Qui potrai finalmente smetterla di provare ad essere quello che non sei. Potrai smetterla di provare continuamente te stesso ad altre persone. Nicholas. Qui potrai essere vincitore, Nicholas. Per sempre. No.